Allora, questo video ha bisogno di una premessa importante. Dovrei sapere che ogni cena, ogni pranzo, puntualmente mi chiama un mio amico, un mio parente, un mio collega o qualsivoglia altra persona che mi conosce e mi chiede dove andare a mangiare quella sera in quella città, che ne so, Firenze, Liguria, ovunque. Ovviamente chi mi conosce me lo chiede non solo perché faccio tanti video sul food e giro tantissimi ristoranti, ma anche perché fuori dai video io giro tantissimi ristoranti cercando sempre qualcosa da portare poi come contenuto su YouTube. E di solito quando vado in questi ristoranti non registro mai prima di non esserci mai stato, anche perché mettere caso non mi piace, non è buono, me l'hanno consigliato, non mi piace. Io non è che poi posso mettere un video su YouTube in cui dico che il ristorante non mi è piaciuto. Uno, perché non è bello nei confronti del ristorante. Due, perché non è bello portare ristoranti brutti. Preferisco portare ristoranti buoni in cui la gente poi vuole andare a mangiare. Ma il video di oggi è un'eccezione. Un mio amico, collega, Wesley, Los Amigos su YouTube, mi ha chiesto di andare con lui in un ristorante che gli piace tantissimo qui a Milano, che è un ristorante messicano. Ed essendo lui sudamericano, dice: io i messicani li ho provati, questo è il più buono. E me ha consigliati anche altri. E quindi mi ha detto: Giovanni, perché non viene a provare un ristorante messicano, uno dei più buoni ristoranti messicani a Milano? Ecco quello che andremo a fare oggi. Proverò per la prima volta questo ristorante rischiando che non sia buono. Ah sì, ovviamente non sarebbe un video di Giovanni Voice se non lo confrontassi con altri ristoranti. Quindi andremo a provare prima questo qui, che è uno dei più buoni a detta di Wesley, più uno dei più buoni a detta di un suo amico. Ma guardate il video e capirete. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, è il momento di lasciare like e gustarvi poi il video. Grazie. E vi ricordo che se si parla di cucina messicana si parla di burrito. E io sono arrivato fino a Londra solo per mangiarmi un burrito una volta. Manuele, sei emozionato per la cena che stiamo andando a fare? Abbastanza, sono molto affamato. Ed ecco l'uomo che ci ha invitato. Ciao Wesley. Pronto per messicano? Sono pronto. Cosa hai da dire su questo ristorante che ci stai proponendo oggi? Devo dire che è in un angolino, non è molto vistoso, ma il mangiare è molto buono. Il posto si chiama Tijuana Caffè. Io so che al tavolo c'è una persona importante. Ciao amico. Che ci fai qua? Io sono qua a cena con Giovanni Fois, lo conosci? Ah, lo conosco. Sono io. Siamo messi al bancone perché stanno ancora preparando il tavolo, perché siamo troppi. Abbiamo prenotato per tre, siamo in cinque. Ed è colpa mia. Ti piace la sangria? Tu sai che non so se ho mai bevuta. Quando andavamo a ballare al Village noi prendevamo la sangria, perché stavano meno tutti gli altri alcolici. Wesley, potresti dirmi cos'è esattamente la sangria ai nostri amici? Di base è fatto col vino fruttato. Non è così alcolico come il vino, è molto più leggero, ma se ti inganna ti può prendere pesante, quindi bisogna andarci piano. Comunque è vino con dentro la frutta, quindi assorbendo tanto gli zuccheri della frutta sembra meno alcolico, però è comunque vino. No, Emanuele è proprio messicano, guardalo. Ti giuro, ti do in contanti 2000 euro se mentre fai che mi sento un po' con loco, un po' che di tito loco. Il sombrero e l'ukulele, no? Il maraci. Voglio un sombrero per Emanuele. Scusami, ma no, sto facendo un video e ho veramente tanto bisogno. Ho un sombrero, se ce l'avete, o dei maraci. Se ce l'hai io mi sento male. Ma Emanuele, se ce l'hanno, può dirmi se ci vuole. Ordina tutto lui, noi aspettiamo. Qua abbiamo delle alette di pollo, un po' di piccante. E questo è quello che piace più a me, che è queso fondido, quindi è un formaggio fuso. Molto particolare da mangiare con queste specie di mini piadine. Poi, che cosa abbiamo lì? Dei nachos, Tijuana nachos, sempre con formaggio fuso. E qua ci sono i jalapeños. Spaccano di brutto. Tra i nachos al formaggio preferisco quelli col chili. Lo trovo un pochino e poi lo metto sopra anche salia. Tutto questo formaggio esplodemo stasera. Per quello che mi riguarda ha già preso un buon voto, veramente buono già. Pianti pasti top. Questa è la carne di manzo arrotolata. Poi ci sono un paio di salse, un guacamole, pannacina e pico di gallo. E la casadiglia col formaggio dentro, mi sembra. Sì, questa è fatta con una salsa speciale, marinata con una salsa speciale. E vedrai che se tu poi gli metti un po' di ste robe. Come ti sembra il nostro burrito? Aspetto molto buono. Allora, come hai fatto? Hai messo la salsa sopra? Prendi la forchetta, prendi le varie salse, che è la pannacida e il guacamole. Sì, no. Lo spalmi un po' sopra. Dopodiché prendi e mordi. Minchia, è veramente buona. Ti sei rilassato col formaggio? Ce la rotolano al secondo momento. Se il burrito è buono, almeno la metà di questa carne, questo posto mi vedrà qui ogni sera. Ed ecco sua maestà il burrito. Proviamo, ci abbondiamo un po' di guacamole che non guasta mai. Non pensavo, il burrito è veramente veramente sì, buono. È la fine del mondo. Quello che ho cucinato a casa non era così buono. Abbiamo anche dei tacos. Bravo Manuel.
tra tacos, nachos, carne e burrito, burrito comunque vince. Comunque la metà dei miei video ormai sono fuori ai ristoranti e bevo. E sono ubriaco a fine video, va bene. Io ero a Stemio una volta, va bene. Con le... primo gradino. Con le lacrime all'occhio. Brownie molto molto buono. Ok, abbiamo finito la prima cena di questo video al Tijuana Caffè. Scusate, Tijuana Caffè 2.0. Il conto a testa era di 27,50 euro. Una soglia medio alta per quanto riguarda quello che abbiamo mangiato. Non abbiamo esagerato, però i tre calici di sangria, le acque, le cose, secondo me ci sta come prezzo. Sono rimasto stupito dalla qualità del cibo messicano. Oltre perché io ho sempre mangiato messicano, ma sempre nei fast food famosi. Non sono mai andato in questi locali un po' nascosti, e la cosa mi dispiace. Ora che lo conosco, probabilmente lo metterò in lista tra i miei ristoranti da visitare quando vai a cena, magari il venerdì sera, il sabato sera, magari qualche volta sceglierò anche questo. Domani mi devi portare a un altro ristorante messicano che non hai mai provato nemmeno tu. No, me l'ha consigliato un mio amico sudamericano, perché ovviamente bisogna chiedere chi è del posto, dei locali, e vedremo. Allora ci vediamo direttamente domani mattina. Volevo di domani a pranzo. Ho detto, sono rincoglionito, non ci fa caso. Troppa sangria. E mi sono dimenticato pure a dal voto al locale. Prezzo, bontà, un 8.3 lo diamo. Perché 3? 8 e mezzo, dai. 8. 8 e mezzo, anche se non è. E dopo una grandissima permanenza al bagno stanotte, dopo aver mangiato un messicano, stiamo andando al secondo ristorante di questo video. Un altro ristorante che, a detta dei ragazzi amici di Wesley, sudamericani, che hanno provato tutti i messicani a Milano, dovrebbe essere uno dei più buoni. Ieri sera ho dato una valutazione un po' così, alla caso, al ristorante, perché ero un tantino troppo preso dalla sangria. Però vi dirò, ripensandoci al prezzo e tutto quanto, era molto buono, soprattutto per gli standard che abbiamo qui a Milano per quanto riguarda i ristoranti messicani. Vediamo se il secondo è buono tanto quanto il primo. Allora, giornata 2, pranzetto. Andiamo a un messicano che ci è stato suggerito. Io non ci sono mai andato, quindi non posso mettere le mani sul fuoco. Speriamo che sia buono, anche perché ho visto un paio di recensioni e potrebbe andare bene. Giovanni, non mi prendo responsabilità, sono con te, sulla stessa barca. Io alzo le mani. Ci troviamo da Soy e Luna Mexican Grill. A differenza dei ristoranti ieri, che era molto tipico messicano, cioè ti portava proprio col mood, qui siamo più in un ambientino da aperitivo milanese, in zona Bosco Verticale. Siamo vicino al Bosco Verticale, cioè da qui vediamo la Torre Unique Eat. Allora, cosa stiamo ordinando? Vabbè, prendiamo questo, del queso flamiato chorizo. Ok, formaggio fuso con chorizo tipico messicano accompagnato da guacamole e totopos. Esattamente. C'è il burrito? Sì, qua lo chiamiamo enchiladas. Io farei un'incilata di chorizo, ce lo dividiamo. Abbiamo iniziato con un antipastino, diciamo, qualcosa di leggero. È la candela che dicevi ieri sera per tenere caldo il formaggio, grazie. Ah. Come si chiama questo? Queso flammiato chorizo. Ah, quindi c'è il sale piccante dentro. Allora, il chorizo in realtà... Come mi dici che sono ignorante. Il salame piccante si chiama, dai. No. Cos'è il chorizo? Salsiccia. Quindi non devo di salame piccante, ma di salsiccia, che comunque è una carne grassa che sembra un salame. Ah, il burrito flammiato. Sì. Ed è arrivato anche il burrito di chorizo con panna acida, guacamole e pico de gallo. Beh, si vede che è rimasto caldo in confronto a ieri. Buon appetito. Se devo fare un paragone con quello di ieri, dico che il formaggio è molto più saporito, e essendo rimasto cremoso e non si è spenta la candela, è molto più piacevole. Sentiamo il guacamole. A te l'assaggio del burrito. È buono, ci sono i gusti che sento, però gli manca qualcosa. Non so se mancano un po' di fagioli, un po' di consistenza, magari il riso è troppo fine, però il sapore è buono. Burritino, è molto piccolo, sono buoni sapori, hai ragione, ma è una pedina. Quando mi sono innamorato del burrito, mi sono innamorato perché collegavi quello che era magari un kebab, l'idea di un kebab, al riso, ai fagioli, al chili, cioè a me faceva impazzire qualcosa. Per le fajitas invece ci hanno già portato i vari contorni, fagioli neri, panna acida, credo parmigiano, guacamole, pico de gallo e jalapenos. Non sembra parmigiano, è provolone. Arrivati gli straccetti di manzo con annesso la quesadilla. Beh, non mi puoi dire che non è buona, che è quella faccia? È buona, dall'odore la senti molto buona, ma dal sapore ti dico che mancano alcune cose, perché la sento molto piatta rispetto a quello che dovrebbe essere. Comunque il cibo
messicano sudamericano è molto favorito nella salsa, infatti lo vedi molto con salse, però non lo so, cioè proprio lo sento piatto poi quando lo provo. Hai preso un pezzo che aveva sapore adesso? Sì, prendi questo con la salsina, forse prima avevo preso uno più vuoto. Io l'avevo preso quello con la salsina. Allora, io prendo un po' di carne, opla, ti metto un po' di fagioli neri, un po' di guacamole che non fa mai male, perché sono porco. Ci aggiungerei un paio di jalapenos. Tu dici perché io sono il re dei panini. Tu dammi qualsiasi tipologia di piatto e ci creo un panino, anche con la pasta. No. Questa tipologia di carne rende tantissimo dentro le quesadillas insieme a tutti questi ingredienti. Ah, sapete cosa mi ha detto il caro amico Wesley? Che se arriviamo a 16 like, virgola 3 periodico, dove mi porti a mangiare? Ecuador Regno. Ce n'è solo uno a Milano, buono, e io lo conosco. Wesley, spiegaci il piatto che stiamo andando a mangiare. Guarda, ci hanno portato un flan di cocco. Non so se è tipico messicano, ma di sicuro in Messico il cocco c'è, quindi lì ci siamo, il flan pure. Morbido, morbido. Beh, dai. Si stacca. Dai. Cioè, tipo tu sei un ristorante e ti propongono un tiramisù con questo. E tu scegli questo. Non pensi a quante cose hai sbagliato in vita tua. Cioè, non ci hai pensato a tutti gli errori che hai fatto in passato, dove hai scelto di sbagliare. Allora, abbiamo speso 57 euro, quindi un 28,50 a testa. In confronto a ieri è leggermente più costoso, sì. E mi sento dire che ieri abbiamo mangiato un po' di più. Sì, mi sono sentito anche da bere ieri. Ah, è vero, ieri c'è anche la sangria per tutti, cioè comunque erano 2 litri, cioè comunque... Quindi, se dovessi dare un voto complessivo tra sapore e tutto quanto, quanto daresti? Sapore, prezzo, quantità, ti direi un 7 secondo me. 7, ti appoggio il 7, ieri 8,5, oggi 7. Ci può stare anche perché abbiamo mangiato meno. E se devo dirla, buona la carne, buoni i nachos che erano meglio di quelli di ieri. Ma lo spedino sì, che mi hai fatto mangiare ieri, sì, e il burrito di ieri era molto molto più buono. Se dobbiamo consigliarvi di andare a mangiare messicano e sentirvi proprio in Messico, cioè dite, oggi te porta la ragazza, te la porto proprio in mezzo, la porto in mezzo ai mariachi. Esatto, ci sta, è bello, lì comincia a ballare dopo 10 minuti. Mentre se volete un ambiente più signorile, più da aperitivo, più pettinato, venite qua, te in mezzo alla piazza e state a posto. Sì, sì. Io vi dico, vi ricordo che spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like, mi raccomando, campanellina, perché sennò esatto, le notifiche non arrivano. Esatto, iscrivetevi. E ricordatevi che ha ben 16 like e mezzo. 3 periodico. 3 periodi, 16,3 periodico. Andiamo all'Ecuador Regno insieme all'OSS. Nei commenti suggeriteci altri ristoranti sudamericani da andare a provare, perché non li conosco tutti. Argentini posso... anche. Anche argentini conosco un paio interessanti. Se ancora non l'hai fatto, iscrivetevi anche al suo canale che sta qua sotto in descrizione. Noi andiamo all'ombra perché sto sudando fortissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.